Avevo 33 anni. Mi sentivo bella, intelligente, piena di talento e con mille possibilità di vivere in modo eccellente tutto quello che desideravo. Dopo alcuni episodi di mancanza di forza negli arti, però, decisi di indagare rivolgendomi alla medicina tradizionale con le sue immancabili visite per ispezionare un corpo che manifestava qualcosa di sconosciuto, la perdita del suo naturale equilibrio. Mi sottoposero alla risonanza magnetica nucleare che avrebbe esplorato tutto il mio corpo con una scansione millimetrica. Dal neurologo ebbi una diagnosi che mi lasciò senza fiato, pronunciata con parole fredde e distaccate. Si tratta di sclerosi multipla. Non c'è nessuna cura. Girerà tutto il mondo sperando di trovarla, ma dovrà tornare qui, perché non esiste. Solo cortisone nei momenti gravi. Avevo consultato tanti neurologi, tutti proponevano farmaci sperimentali, ma ho sempre rifiutato. Per un mese la mia vita rimase sospesa in un limbo, in attesa di una sedia a rotelle e della morte, secondo la definizione dell'Istituto Superiore di Sanità, che parla di malattia incurabile, lenta, progressiva, che conduce alla morte. Mi feci coraggio, abbandonando neurologi, cortisone, elettromiografia, scegliendo di fare solo acupuntura, cure omeopatiche, meditazioni, yoga, pranic healing, fino alla decisione di cercare in me stessa il motivo che mi aveva scatenato una reazione simile, per trovare nuove energie e sanare la crisi interiore, scoprendo le origini interne, mentali, emozionali della malattia e la soluzione adeguata, ben conscia della difficoltà e della fatica che avrebbe comportato. Scelsi una terapia ai tempi sconosciuta e sicuramente avversata, quella della reincarnazione o rinascita. Conoscevo una persona che la praticava in Italia, così mi affidai a lui. Rimasi isolata, vivendo circa 2 mesi in una casa fuori Roma, per fare la terapia in stato di coscienza alterata, non ipnosi, 2 ore al giorno, e trascrivo tutto quello che avevo provato. Ho attraversato quello che posso definire il mio inferno, il mio deserto sconosciuto, cercando la strada nel grande labirinto per giungere finalmente al suo centro, alla voce del sé, alla stabilità interiore, alla luce, al divino. Reso conto di una giornata della terapia. 22 luglio 1989. Dietro la porta della mia paura c'è un corridoio scuro che porta in una cella umida e buia. Vedo una clessidra vuota appoggiata su una mensola di legno, una finestra con le sbarre e un'altra finestrella più piccola, chiusa sempre da sbarre, che affaccia su una scogliera a picco sul mare. Nella cella c'è una suora inginocchiata davanti alla finestrella col capo chino sul davanzale. Sono di nuovo nel corridoio che conduce in una stanza aggrottata dalle pareti marrone chiaro di pietra. Sul muro è disegnata una stella a 5 punte e di fronte all'entrata c'è un tavolo di legno massiccio e scuro. Un uomo vestito con una tunica grigia sta lavorando sul tavolo con oggetti di vetro. Lo vedo di spalle, mentre versa in una coppa un liquido denso quasi nero. Poi si volta, mostrando un viso sfigurato, come bruciato. Io sono una donna, coperta da un lungo mantello nero, che si muove nella stanza come se ne fosse la padrona. Allungo il braccio sinistro e con l'indice mostro all'uomo di togliersi di lì. E piena di disprezzo nei suoi confronti, mi avvicino al tavolo, sgombrandolo da tutti gli oggetti, facendo così cadere in terra gli allambicchi. Sono adirata con l'uomo perché ha voluto usare le mie cose a scopo personale sciocco. Il suo errore gli ha già causato danni visibili al volto, per il quale non provo alcuna pietà. La mia forza è superiore alla sua. Lui lo sa e va a rincantucciarsi in un angolo. Nella stanza c'è un grande braciere di ferro dove forse brucia incenso, un cerchio tracciato sul pavimento, un triangolo disegnato sulla parete e un massiccio candelabro di ferro con 5 candele.
Mi vedo all'aperto, in un prato circondato da un boschetto al buio, vicino ad una croce tracciata in terra con quattro rovine all'estremità. Sto girando intorno a questa croce, forse pronunciando qualche formula, sempre più velocemente, sentendomi stordita e inebriata. Vedo ora un bastone con un serpente che si sta avvolgendo intorno e di nuovo la stella a cinque punte. Sono nella stanza di prima davanti al mio tavolo. Alla mia destra c'è il candelabro, alla mia sinistra un libro di grandi dimensioni, aperto. Nel libro sono disegnati dei simboli, dei segni, contiene tutto ciò che si può conoscere, tutte le regole, le connessioni della terra e del cielo. È un libro importante, serio, antico, in cui è presente tutto il bene e tutto il male. Irrompono nella stanza decine di uomini urlanti che distruggono tutto ciò che trovano, compreso il libro. Sento un odio profondissimo per loro, sciocchi, primitivi, ignoranti, brutali. Distruggono il libro senza sapere quanto è importante, lo distruggono come un fantasma pericoloso, grande come la loro paura. Mi trascinano per le braccia di fuori sul prato mentre continuano ad urlare e a lanciarmi sassi. Arrivati sul ciglio del precipizio mi stendono a terra per decapitarmi, mentre il mio carnefice grida: muori, maledetta strega. Sono tornata indietro a sentire cosa era successo, cosa aveva prodotto tutto quell'odio degli uomini nei miei confronti, e mi sono ritrovata nel momento in cui giravo intorno alla croce di ferro di notte. In quel rituale stavo evocando delle forze oscure, misteriose, potenti. Mi si è stagliata davanti una figura nera, come un pipistrello con gli occhi chiusi. Quando gli occhi si sono aperti, ho sentito un'emozione fortissima, di meraviglia, paura, sgomento. Erano occhi grandi, gialli, dotati di magnetismo, forza, potenza. Occhi che includevano rispetto, che si imponevano per l'enorme energia posseduta, spaventosi e magnifici. Io gli stavo davanti con le braccia allargate, a dimostrazione della mia disponibilità ed accettazione. Nel corpo sentivo l'enorme potenza di questa figura. La sentivo ovunque penetrare con un formicolio di fuoco. Non riuscivo a sentire cosa è successo dopo. Mi sono soltanto vista dal di fuori, distesa sul prato vicino alla croce. Sono di nuovo nella stanza nel momento in cui mi portano via, mettendomi una benda sugli occhi, occhi di cui probabilmente hanno paura. Mi tirano delle pietre abbastanza grosse, colpendomi in testa, sulle spalle, poi rivoltano all'insù il mio corpo, facendo sporgere sul precipizio soltanto il collo e la testa. La benda scivola dagli occhi e vedo il mio carnefice, grosso, robusto, pieno di muscoli, con capelli folti, folte sopracciglia e barba. Gridano tutti che devo morire, che sono maledetta, dannata, strega. Nel momento in cui vedo la spada levata in alto, pronta a colpire, lancio un grido fortissimo che esce con prepotenza dal mio corpo, lungo, animalesco, potente. Tacciono tutti e la lama cade a tagliare il mio collo. Non ho sentito il colpo, ho visto la testa rotolare nel precipizio. Poi mi sono sentita fuori dal corpo, in alto. Mentre vedevo quegli uomini che si accertavano della mia morte, ho provato un po' di indifferenza per la situazione e un po' di dolore per quella fine così violenta.